Buonasera a tutti, qui Dalila Catenaro per Termoli Online per questa bellissima serata di festa. È una serata e un'iniziativa importantissima quella che sta vivendo oggi il nostro centro cittadino dal titolo Sotto le stelle del gusto. Un'iniziativa che abbraccia gli esercenti non soltanto del centro tra cui Piazza Mercato e Piazza Insorti d'Ungheria ma anche via Oberdan e via Ruffini. La volontà degli esercenti, in qualche modo per uscire da quel brutto inverno di pandemia e da quel brutto inverno buio, ha fatto sì che si è giunti a questa meravigliosa conclusione. Una conclusione e un'iniziativa che è stata abbracciata grazie alla proposta degli esercenti anche dalla nostra amministrazione comunale. Infatti ha trovato terreno fertile anche grazie agli assessori Michele Barile e Giuseppe Mottola, che hanno abbracciato con gioia l'iniziativa di questi esercenti del centro storico. Adesso ci facciamo un giro. E vediamo un attimo quanta festa c'è qui, perché come vedete sembra che la pandemia sia un ricordo lontano e questa è una cosa meravigliosa. Perché? Perché è meravigliosa per il semplice fatto che non dimenticare, ma avere una consapevolezza e vivere comunque, continuare a vivere. E questo è quello che stanno facendo i nostri termolesi. Abbiamo avuto anche un afflusso importantissimo di turisti quest'anno, perché il Molise è stato pieno di presenze. Da tante parti anche d'Europa sono arrivati qui in Molise, non soltanto per godere delle bellezze, ma anche del buon cibo che il Molise di cui è caratterizzato. Adesso ci facciamo un giro e andiamo a chiedere appunto a qualcuno se vorrà dire qualcosa per quanto riguarda l'iniziativa e soprattutto come ha aderito all'iniziativa. Ad esempio, avviciniamoci qui, no? Salve. Salve, siamo di Termoli Online. Buonasera. Allora, ditemi un po', l'iniziativa, avete aderito all'iniziativa? Siete venuti qui a cena fuori, appunto avete abbracciato l'iniziativa del centro. Come state vivendo questa serata dopo tanto inverno buio e lungo? È bella. 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 Siamo venuti dall'Ungheria. Solo per 3 giorni qua a Termoli. Non sapevamo neanche che... Vi piace questa cittadina? Vi piace la nostra Termoli? Noi torniamo praticamente dal 87, quasi ogni anno. E ci piace. Siete abitudinari. Veniamo da 1300 chilometri, vuol dire che c'è l'amore per questa città. Grazie, grazie. Come dicevo poco fa, infatti abbiamo avuto tante presenze anche dall'Europa e infatti è una cosa bellissima, soprattutto in questo periodo che sembrava che il mondo fosse finito. Siamo qui a un altro tavolo, noi di Termoli Online, per sapere cosa avete provato e cosa state provando durante, insomma, questa serata bellissima. Diteci, diteci. Aria grana, vai. Questa serata. Guarda, una serata, già la seconda volta che noi siamo qui e Marianna ha organizzato veramente un bel evento e veramente ci divertiremo. Ed è quello che serve, divertimento, qui con Marianna Lopreiato che ha organizzato questo meraviglioso evento. Marianna, dici un po' di questo evento che poi, come dicevo poco fa, ha trovato terreno fertile nella nostra amministrazione comunale. Esatto, esatto. Diciamo che questo era il mio pensiero, una mia idea. Dopodiché l'ho esposta e il comune mi ha, insomma, ha consentito a tutto questo, insieme ovviamente a tutti gli esercenti, tutte le persone che lavorano in queste vie del gusto. Io l'ho fatto, ho cercato di realizzare questa cosa perché amo Termoli, anche se vivo da 30 anni altrove, ma d'estate sono sempre cittadina termolese e quindi penso che anche Termoli abbia bisogno di lustro, di bellezza, di luce, ma non solo per i turisti, anche per i termolesi stessi che poi, come vedete, apprezzano quello che è stato fatto. Infatti una serata bellissima che sembra un po' che la pandemia sia un ricordo e questo è bellissimo perché, come dicevo, prendere sì coscienza ma continuare a vivere. Esatto, e veniamo da 2 anni durissimi, tutti, nessuno escluso. E queste 2 ore, ho fatto già 2 serate pilota per vedere se la risposta era quella giusta, quella che mi aspettavo, e devo dire che c'è stato proprio un'esplosione di gioia fra tutti e quindi ho cercato di estendere il tutto
a tutti gli esercenti e ci sono riuscita e sono molto contenta anche di questa attenzione mediatica, perché comunque adesso lo sappiamo tutti, a livello social basta un hashtag, io ho coniato sotto le stelle del gusto, delle foto, cioè insomma Termoli avrà il suo, come dire, il suo posto al sole, quello che si merita. Poi secondo me, io quest'anno ho portato qui, ho fatto venire tante persone, tante amiche da Bologna, persone che girano il mondo, persone che comunque, cioè, non vivono staticamente solo in un posto e hanno apprezzato la bellezza di Termoli, che è bella naturalmente. È bella naturalmente ed è bellissimo che tu, nonostante viva fuori da tantissimi anni, sei così legata alle radici, no? E questa è una cosa bellissima. Beh, io praticamente tutta la mia adolescenza l'ho vissuta qui, quindi ho amici storici, una parte della mia famiglia vive qui, i miei nipoti sono nati qui, quindi sono molto legata a questo territorio. In più sono 30 anni che lavoro con il turista e quindi ho visto tutte le fasi, no, di quelle negli anni. Quest'anno siamo tutti un po' più arrabbiati, più delusi, e insomma io ho cercato di fare, io amo il bello, mi nutro di bellezza, la bellezza sconfigge il male, sono convinta di... Come disse Dostoevskij, la bellezza salverà il mondo. Esatto, salverà il mondo. Grazie Marianna. Ma proseguiamo, perché qui c'è una bellissima serata. Ecco, qui abbiamo il DJ Fabrizio Della Corte. Ce l'abbiamo nel sangue. Caro amico, ti scrivo così mi distraggo un po', e siccome sei molto lontano più forte ti scriverò. Da quando sei partito c'è una grossa novità, l'anno vecchio è finito. Una bellissima serata dedicata al gusto, alle stelle che questa sera sono sopra i nostri occhi, alla bella musica da cantare, da vivere insieme. Si esce poco la sera, compreso quando è festa, esce chi ha messo dei sacchi di sabbia vicino alla finestra. E tra un sorso di bombino, un cibo italiano al tavolo, iniziamo a canticchiare quello che è il mood di questa serata insieme a tutti voi, e tutti noi questa sera saremo protagonisti. Ma la televisione ha detto che un nuovo anno porterà una trasformazione, tutti quanti stiamo già aspettando. Sarà tre volte Natale e festa tutto il giorno. E questa sera sembra un po' un Natale con queste bellissime luci che abbiamo, che ricoprono tutto il centro. E quell'area natalizia che ci piace. Allora, anche c'è anche chi balla per festeggiare questa serata. Cosa ci dice al riguardo? La vediamo contenta. Certo, è vacanza. Lei è in vacanza, da dove viene? Da Cuneo. Ah, quindi viene da lontano. Ovviamente io vi chiedo un applauso. Le piace la nostra Termoli? Questa sera lavorano tutto il personale di tutti i locali. Benissimo. E questa sera è il loro lavoro sicuramente. Ma la festa prosegue per tutta la via del centro. Stiamo arrivando infatti nella via un po' che caratterizza in qualche modo il nostro centro, la via dei locali, ristoranti, pizzerie storiche, no? Marianna ad esempio ne è l'esempio lampante, perché lei con suo padre è proprietaria della famosa vecchia Napoli. Ma siamo qui davanti a Marie Monti e ancora tantissimi altri locali che caratterizzano e sono scelti dai termolesi in primis, e poi hanno abbracciato in qualche modo anche i turisti. Ed ecco qui che c'è gioia, c'è apprezzare il buon cibo. Ad esempio, diteci un po', da dove venite? Da dove venite? Monaco di Baviera. Quindi da un posto lontanissimo, direi. Germania, sì. Insomma, ditemi, vi piace Termoli? Come state vivendo questa serata? Bellissima. Abbiamo i parenti vicino a Foggia, a Castelnuovo della Daunia, e adesso siamo... Quindi avete fatto un bel giretto. Sì, siamo state alle isole Tremiti. Il diamante, insomma, in qualche modo. Bene, grazie.
Anche a voi e buona cena. Come vedete, la gioia è contagiosa ed è una cosa bellissima, perché comunque abbiamo aspettato tanto questo momento di normalità e di rinascita. Stiamo arrivando infatti verso Piazza Insorti d'Ungheria. Piazza Insorti d'Ungheria abbraccia anche lei ovviamente questa serata. Siamo qui, ecco, qui davanti un'altra pizzeria molto famosa qui a Termoli, ed eccoci nella famosa piazzetta, io la chiamo la piazzetta ma è Piazza Insorti d'Ungheria, dove ci sono tantissimi locali che sono un po' la punta di diamante del centro. Come sempre, tanta eleganza e bellezza, le donne tutte. Tutto condito da humor, simpatia e bella musica che sta caratterizzando questa serata di fine estate, perché come insomma sappiamo tutti l'estate purtroppo è quasi al termine, ma l'importante è che in qualche modo la si saluta con tanto entusiasmo. Ecco qui, allora, come state vivendo questa vacanza? Sorry, I don't understand. Ok. Da dove venite? Sorry? Da dove venite? Where are you from? We are from Poland, Polonia. Ok, quindi anche voi da lontano, bene. Insomma, buona serata. Ecco qui, non vedono l'ora, quindi adesso arriviamo. Da dove venite? Da Monopoli, siamo pescatori. Quindi siete qui in vacanza? No. Per lavoro? Per lavoro. E avete trovato questa bella serata stasera a terra? È una bella serata. E avete aderito, insomma, avete anche voi, vi siete siamo scesi a Termoli col peschereccio e siamo venuti a mangiare una cena tra amici. Bene, come i vecchi tempi pre-pandemia, insomma. Sembra proprio un momento così bello, come prima della pandemia. Buona serata, grazie a voi. Io chiederei anche a voi, che siete, insomma, sempre al lavoro qui in centro, come è stata quest'estate e che, insomma, che sensazione si prova? Sembra una rinascita. Sì, è bello vedere la gente che si diverte in piazza, lavorare con la musica, lo stesso un attimo di relax, perché è stata, diciamo, anche con il Covid un'estate pesante, però diciamo è bello, si tiene su con di morale, è bello. Com'è stata questa stagione estiva? No, è stata molto, diciamo, attiva nonostante il Covid. Devo dire che è andata abbastanza bene e, diciamo, ci fa piacere a tutti quanti. Magari è un inizio di normalità. Infatti sembra proprio questa, un inizio di normalità. Normalità in sicurezza. In sicurezza. Grazie ragazzi e buon lavoro. Buonasera. Buonasera Antonietta. L'entusiasmo contagia tutti. Ecco. Come sta andando questa serata? Molto bene, grazie. Ottimo cibo, ottima musica. Prima sua moglie diceva che venite da lontano. Cuneo, neanche tanto lontano. Dai, vabbè, sono diversi chilometri. Al nord. Tutto molto bello. Bene, ci fa piacere. Buona serata. Centro di questi tavoli, quale sarà il tavolo che si distinguerà di più? Però vedo già in fondo lì le mani al cielo. A proposito, tutti quanti noi abbiamo un tovagliolo sulla destra, sul tavolo poggiato, facciamone buon uso, ma adesso è presto. Estate, non vediamo l'ora che arrivi la primavera, che torni l'estate, chissà perché.
sì. Ma anche le traverse ovviamente aderiscono allo stesso festeggiamento, però siamo qui a via Guglielmo Oberdan, che appunto ha aderito, gli esercenti hanno aderito a questo bellissimo progetto, e vediamo se qualcuno si vuole soffermare a dirci qualcosa su questa serata. Allora, eccoci. Insomma, sì, allora, qualcosa su questa serata. Beh, io stasera sono per caso qui con degli amici, però è il mio quartiere di appartenenza, io sono nato e vivo qui, quindi il luogo più bello di Termoli, quindi ristoratori bravissimi, bellissima gente, tanto turismo, e quindi grazie Termoli. Vero, grazie a voi. Ma come vedete, cioè, le vie del centro sono subissate di ospiti, subissate di termolesi, ma anche di molti turisti, e ne abbiamo sentiti diversi. Ecco qua l'assessore, ci siamo incontrate prima. Allora, come va questa cena? Sì, allora approfittiamo di questa splendida serata. Come vedete, il comune di Termoli si dà da fare per organizzare. Facciamo controlli continui sul territorio e cerchiamo di dare ai nostri cittadini il meglio di questa città. Quindi chi critica l'amministrazione del comune di Termoli? È una bellissima collaborazione quella tra gli esercenti e l'amministrazione comunale, soprattutto dopo questo periodo buio, assessore. Noi cogliamo tutte le occasioni e tutte le opportunità, tutte le cogliamo. E comunque abbiamo in progetto altre iniziative belle come queste. Infatti questa chiude l'estate, ma abbiamo ancora un autunno e un inverno corposo da vivere. Avremo un Natale meraviglioso, preparatevi. Siamo certi, grazie assessore, buona cena. E abbiamo qui una bella serata. Ecco qui l'avvocato Michele Marone, caro amico della mia famiglia, tra l'altro. Com'è questa serata, Michele? Meravigliosa, buonasera a tutti i termolesi e a tutti i turisti che ci onorano della loro presenza. Termoli è meravigliosa e questa iniziativa sicuramente aggiunge una marcia in più al turismo e all'azione di questa amministrazione che sta facendo per promuovere la nostra cittadina, che è meravigliosa. Tantissime infatti le presenze in Molise quest'anno, abbiamo trovato tantissimi turisti provenienti anche dall'estero che hanno scelto il nostro Molise e la nostra Termoli. Decisamente sì, sono venuti in Molise e sono venuti soprattutto a Termoli, questo bisogna dirlo, perché Termoli è bella, è straordinaria ed è meravigliosa. Scusate il campanilismo, ma è così. Comunque anche tutto il Molise ha tanto da regalare al mondo, ai turisti e a chiunque ci viene a trovare. Forza Termoli! Grazie, grazie. Buona cena. Anche i palloncini abbelliscono questa meravigliosa via del centro per dare l'idea di festa, per dare l'idea di rinascita, i colori. Il mondo a colori è quello che abbiamo fino adesso sognato e desiderato, e adesso riusciamo per la prima volta a riabbracciarlo in quest'estate 2021. Anche queste luci caratteristiche sono state, hanno diciamo abbellito tutte le vie, e tutti gli esercenti hanno deciso in qualche modo di dare luce, come se fossero delle piccole stelle, da qui il nome della serata. Ciao,
Comitive di ragazzi come ai vecchi tempi, guardate, è bellissimo, si riuniscono un'altra volta come i vecchi tempi, i giovani. E questa sera siamo veramente uno, nessuno, 100.000. Vi ricordo che siamo in diretta su Termoli Online. Voglio salutare tutto lo staff, Emanuele Bracone, sua splendida collega, grazie di essere qui questa sera a riprendere quelle che sono le emozioni di questa sera. Iniziamo a cantare, benvenuti! Iniziamo a cantare. E in questa atmosfera gioiosa e di festa che io vi saluto, e insomma non è finita perché finisce l'estate, ma non le iniziative della nostra Termoli. Grazie a tutti e buona serata qui.